l'ora dell'ultimo sole. Se candidato un professore, 36 lauree con le lodi, ex DC Romano Prodi. Disse Bersani, tutto a posto, tu sarai eletto ad ogni costo, ma venne Renzi muro muro proprio per metterglielo. La 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 la. E andò coi 101 per trombare il professore. Yeah 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 yeah. Ha detto anche Fassina che era un francotiratore. Bam 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 bam. Romano, rassegnati, hai sbagliato anche tu. Con l'euro ricordati del disastro che fu. C'era la lira, io con 1.200.000. Dal macellaio ci compravo un bue. In pescheria ci compravo un'aragosta. E non mi son mai chiesto manco quanto costa. Poi venne l'euro e tutti chiesero come faremo i conti noi. Arrivò Prodi il salvatore per farci dono del suo convertitore. Il tempo va, passavano le ore e lo stipendio perdeva valore. E con sta scusa della moneta unita mia nonna l'hai ridotta quasi in fin di vita. Il tempo va, mia nonna si è ripresa e tutti i giorni tornando dalla spesa col pennarello scrive un ascensore, ma batte una fa culo del convertitore. No 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 no, il convertitore. La storia l'ha insegnato, per fare il settennato devi essere candidato da Renzi e Berlusconi. Ragion per cui Romano, le regole del nano ti escludono a priori dalle prossime elezioni. Non sei nel papapatto del nazza 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 nazzareno, allora prendi atto del Quirinale, devi fare a meno. E viva il papapapapatto del nazzareno. E disse un giorno Grillo a Casaleggio, Romano Prodi non lo candida. Ma lui rispose, se lo voti al seggio il nazareno lo puoi far saltare. Ma Grillo gli ribatte a Casaleggio, con l'euro lui ci ha fatto sprofondare. Fra tutti quanti nomi hai scelto il peggio, se devo perdere voto Rodotà. Finché c'è Rodotà lo puoi votare, finché c'è Rodotà tu non cambiare, finché c'è Rodotà non lo trombare. Quando Civati viene alleati non avrà, se ripropone Prodi solo lui lo voterà. C'è un Quirinale molto carino, senza soffitto, senza inquilino. Non si poteva entrarci dentro se non ti elegge il Parlamento. Non si poteva fare pipì, ma quante cagate che han fatto lì. Ma era bello, bello veramente quando Pertini era presidente. Ringraziamo il nostro sponsor che ha permesso la realizzazione di questa canzone. Non riesci a pagare il mutuo? La tua cartella di Equitalia supera il debito pubblico greco? Tsipras, il nuovo non pago bancomat, e cancelli anche tu il tuo debito.